Oggi c'è il gattino giapponese che mi fa compagnia, che dice: "Wow! Oggi facciamo un po' di metal! Yeah! Un po' di metal!" Ciao ragazzi, sono Mestix, Audio Video Production, e oggi vi presento il nuovo Amplitude 4 con il pacchetto di Dimebag Darrell, come volete chiamarlo. Questo nuovo pacchetto praticamente include amplificatori e casse che emulano proprio il sound di Dimebag Darrell e anche degli Stone Boxes, quindi abbiamo un gate, degli equalizzatori e abbiamo anche dei boost. Però vi dico che non è tutto oro ciò che luccica. Perché? Perché vi vado a spiegare adesso un po' meglio il suono che è stato pensato in questo tipo di plugin, e secondo me non è poi così tanto eccezionale, ma vi spiego poi il perché. Allora, innanzitutto vediamo l'interfaccia e come è fatto. Ovviamente abbiamo Amplitude qua, il nostro plugin, abbiamo degli Stone Boxes, equalizzatore a 6 bande, poi abbiamo una specie di boost, però non è solo boost, è un boost in cui possiamo andare a scegliere proprio le nostre frequenze. È come se fosse un'equalizzazione anche questo. E poi abbiamo il noise gate, che è davvero fondamentale con questi suoni, perché ovviamente il sound di Dimebag Darrell è molto molto spinto di gain, quindi abbiamo bisogno di un noise gate che ci toglie il rumore di fondo. Possiamo andare a vedere qua il pacchetto. Abbiamo ancora il wah-wah, che effettivamente è un wah-wah, non è che cambia poi così tanto da wah-wah normale. E poi abbiamo un flanger, che viene utilizzato, fatemi pensare, all'intro dei Pantera. Ve lo vado a scegliere. Dimebag Darrell, vediamo, dovrebbe esserci anche intro Cowboys from Hell. Sentite questo suono qua, che poi è il passaggio quello nella canzone, è questo qua. Okay. Quindi questo è un po' il sound che vogliono andare a ricercare. Poi andiamo a vedere, abbiamo degli amplificatori. Qui abbiamo il Darrell 100, che è appunto questo sound qua. Ok, posso andare a scegliere un altro amplificatore, che è il Jazz Amp 120, che è quello che si utilizza poi nei puliti. Quindi fatemi pensare al Cemetery Gates, quindi quel sound molto pulito con del chorus molto brillante. Vi faccio vedere poi, abbiamo le casse. Ecco qua, abbiamo la cassa col suo nome, Darrell, e ne abbiamo solo una, effettivamente, solo una cassa. Ovviamente possiamo andare a blendare diversi coni che vogliamo nella nostra cassa 4x12. Quindi adesso che vi ho fatto vedere più o meno che cosa è compreso nel pacchetto Dimebag Darrell, andiamo a sentire un po' di suoni. Vi faccio sentire i preset che ci sono di suo nel plugin. Quindi CFH Distortion è la distorsione principale di Cowboys from Hell. Quindi allora andiamo a sentire poi ancora altri sound. Clash Distortion è un po' più medioso come sound. Ok, andiamo avanti. Dominate Distortion. Poi abbiamo Gate Screen, che è quello di Cemetery Gates, quindi la parte pulita. Uso magari il pick up, tutti e due i pick up, quindi posizione centrale, e questo è il sound. Magari se accordiamo la chitarra anche meglio, che dite? Herrick
Haptic Distortion, quello che ho usato nell'intro. Veniamo adesso alle critiche. Perché non mi piace tanto questo plugin? Perché secondo me suona comunque digitale, troppo digitale. Abbiamo il sound di Dimebag Darrell, sì, è vero. E è anche vero che Dimebag Darrell non usava un amplificatore valvolare, ma usava un solid state. Però comunque il sound digitale è un sound di un amplificatore solid state, è comunque differente. Quello che mi manca qui in questo plugin, quindi in questa emulazione, è quella botta che ti dà l'amplificatore, quindi quel suono un po' impastato, quel botto, quindi proprio quella presenza di basse frequenze. Lo sento molto finto questo, lo sento troppo digitale. È vero, emula molto bene il sound di Dimebag Darrell, quello molto frizzante, però secondo me manca comunque qualcosa. Sentite? Manca quell'attacco che ti dà proprio l'amplificatore reale. Non so, io lo sento un po' troppo freddo. Però ovviamente le considerazioni dovete farle voi, secondo il vostro personale gusto. Secondo me comunque è un plugin completo ed è comunque una genialata, perché è il primo plugin ufficiale che emula proprio il sound Dimebag Darrell. Quindi io vi lascio con il link in descrizione, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace al video e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!